Colleghi, ho sentito gli interventi e sono cose che noi diciamo dal 2013. Stiamo pagando scelte sbagliate dei decenni passati. Il Covid semplicemente ha portato i nodi al pettine, non c'è molto altro da aggiungere. Abbiamo sbagliato le politiche energetiche negli ultimi 20 anni. Nel 2008-2009, con i costi di allora, che erano 5 volte superiori a quelli di adesso, e con un'efficienza che era comunque più o meno la metà di quella di adesso, nel 2008-2009 installammo 9 gigawatt di fotovoltaico. Per chi non è pratico di potenze, faccio comprendere che tutto il parco a gas che abbiamo in Italia sono 50 gigawatt. Quindi voi capite che in un anno noi installammo un quinto di tutto le centrali a gas che abbiamo realizzato negli ultimi 20 anni, in un anno solo, con prezzi che erano 5 volte superiori a quelli attuali. Perlomeno scansiamo un attimo l'aumento dovuto alla pandemia attuale che rientrerà. Quindi, a livello di rapporto costi-benefici, mi dispiace disilludere chi è convinto di poter perseguire altre strade, ma semplicemente vinceranno le rinnovabili, semplicemente perché costano di meno. La California e la Florida, che non sono propriamente due paesi governati dai 5 Stelle o da associazioni ambientaliste, tra l'altro una è repubblicana e una è democratica, quindi c'è la par condicio anche in questo caso, stanno costruendo non centrali a gas, né tantomeno centrali nucleari, ma stanno costruendo centrali a fonti rinnovabili con affiancati gli stoccaggi e lo fanno perché costa di meno. Quindi, se vogliamo passare dalle parole, dalle tante parole, del bla 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 che ho sentito anch'io oggi, dobbiamo fare una cosa molto semplice, aumentare la produzione dalle rinnovabili e questo passa per una semplificazione delle procedure amministrative e adesso vedremo chi vuole passare veramente dai bla 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 ai fatti. Aumentando la produzione da fonti rinnovabili, proseguendo sulle politiche di efficienza energetica, quindi sia lato industria, sia lato mobilità, non c'è solo la mobilità elettrica, ma c'è anche tutto un discorso di riorganizzazione logistica che va fatto, sia lato superbonus. I colleghi hanno detto con il superbonus tagliamo moltissimo i costi di fabbisogno energetico, ma io ne approfitto, visto che ne ho la facoltà, di dire che tagliamo anche i costi sanitari, ma l'abbiamo ben presente che il superbonus serve anche a tagliare i costi sanitari? Perché il 60% del particolato presente nelle città è dovuto dai camini delle caldaie, cari colleghi. Il 60% del particolato che provoca purtroppo in Italia, sappiamo, 90.000 morti all'anno e purtroppo tutte le malattie conseguenti, quindi i costi che deve supportare il sistema sanitario e la riduzione delle ore lavorate, ecco, questo è dovuto al 60% dai camini delle caldaie. Ed ecco quindi che bisogna insistere con il superbonus anche per questo motivo economico. E poi, l'ho detto prima, sono in pochi in Parlamento che se ne occupano, ma guardate che non c'è solo la questione della fonte energetica e il passaggio alle fonti rinnovabili, c'è anche il mercato elettrico, che naturalmente non vi interessa, si sente che non vi interessa, ma guardate che il mercato elettrico non è pronto per il passaggio. Noi come Movimento 5 Stelle ci stiamo lavorando in troppa relativa solitudine per cambiarlo questo mercato elettrico, perché il mercato elettrico è nato nei decenni passati e nei decenni passati ovviamente c'erano le grandi centrali e quindi tutto il mercato era conformato sulle grandi centrali, sulla produzione e poi sul dispacciamento. Ora, non so chi di voi conosca il mercato del giorno prima, il mercato dei servizi di dispacciamento, il mercato dei servizi ancillari, gli aggregatori, il capacity market, ma guardate che queste sono cose che se non riformiamo, poi la prossima legislatura, chi ci sarà ancora, dovrà spiegare agli italiani perché in questa legislatura non abbiamo riformato il mercato elettrico e quindi non eravamo pronti per accogliere tutta la produzione rinnovabile. Quindi invito un po' tutti a parlarci
a studiare di più questo argomento e farlo, perché altrimenti la transizione ecologica non si fa, perché la transizione ecologica all'80% è transizione energetica, la transizione energetica sono le rinnovabili, se il mercato elettrico non è pronto a recepire le rinnovabili siamo punto a capo. Qualcuno ha parlato del solito dibattito di aumentare le trivellazioni interne. Beh, ma a parte il fatto che il PTSI, se qualcuno si è letto la proposta, il PTSI è molto restrittivo in questo senso, rimane il fatto che se anche estraessimo più gas interno, cioè italiano, o petrolio italiano, comunque verrebbero prezzati con le dinamiche dei mercati internazionali. E quindi verrebbero prezzati comunque quello che è il costo generale, quindi non avremo chissà quale beneficio. Ovviamente i miei colleghi 5 Stelle hanno già detto che comunque la risorsa è estremamente scarsa e quindi ne avremo per poco. E c'è sempre il discorso del prezzo. Infatti gli investitori si stanno venendo per installare rinnovabili, non per fare nuovi pozzi di petrolio o pozzi di gas. Due parole anche sul nucleare, il famoso nucleare. Allora, do una notizia che evidentemente molti non sanno semplicemente perché non è la loro materia, io non gliene faccio una colpa, evidentemente sono esperti di altro. Ma questo famoso nucleare pulito, economico, cioè la quarta generazione, colleghi, vi faccio presente che la quarta generazione non esiste, ma non esiste nel senso che non la concepiamo. Non esiste, nel senso che tecnicamente non esiste. È come dire fusione nucleare. Fusione nucleare è una bellissima cosa, ma è ancora allo stadio prototipale. La quarta generazione potrebbe anche essere una bella cosa, ma non è stata assolutamente realizzata. Non parliamo poi dei costi, perché nessuno ha idea dei costi. Ma anche a livello di sperimentazione, di prototipo, la quarta generazione, quindi una centrale fissile, non a fusione, ma fissile, a fissione nucleare, pulita, sicura, economica, non esiste. Cioè state parlando di una cosa che proprio non esiste, leggete i testi scientifici. Sono 20 anni che si parla di quarta generazione, non riusciamo nemmeno a fare la terza generazione, colleghi. Sono 20 anni che stanno cercando di costruire la terza generazione. Ma vi rendete conto che in Francia una centrale da 1,6 gigawatt, il costo di installazione è salito a 29 miliardi, cioè un costo per gigawatt 10-12 volte superiore alle rinnovabili. 1,6 gigawatt costeranno 29 miliardi ed è terza generazione e non riescono a costruirla. Colleghi, perché il nucleare va avanti? Togliamo la foglia di fico. Il nucleare va avanti per questioni militari, esclusivamente per questioni militari. La Francia, sono i cittadini francesi che stanno pagando il nucleare, perché Areva, vi do una notizia, Areva è fallita, sono i cittadini francesi che stanno pagando il nucleare e anche EDF in grossissima difficoltà. E poi mi stupisco che alcuni colleghi presenti in commissione, sono 2 anni che andiamo avanti con l'affare assegnato sui rifiuti nucleari. Rifiuti nucleari, colleghi, mission impossible. Mission impossible, rifiuti nucleari, non abbiamo la soluzione. Al mondo, in tutto il mondo, non in Italia, in tutto il mondo, non esiste un deposito di rifiuti nucleari per la terza categoria, cioè quelli che durano 200.000 anni. Ma voi avete idea di cosa significa costruire un deposito che duri 200.000 anni? Ma in che lingua lo scriviamo? In che lingua scriviamo le istruzioni per un deposito che deve durare 200.000 anni? Su che supporto lo mettiamo? Su carta? Su DVD? Su una schedina SD? Su un computer? Su un disco rigido? Su cosa lo mettiamo? Quindi, detto questo, se vogliamo passare dai bla 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 ai fatti, adesso votiamo questo che chiaramente è un cerotto, e passiamo alle riforme strutturali. Le riforme strutturali sono più generazione distribuita, più rinnovabili, più efficienza energetica, super bonus, comunità energetiche, e buon lavoro a tutti. Grazie.